Ciao da Dove al Sud, oggi siamo a Tricarico con Daniele e Daniela. Cominciamo con una panoramica sulla Torre Normanna. Iniziamo con qualche gradino, Dani? Qualche? Guarda quanti! Bella caratteristica di Tricarico. La chiesa e il convento di Santa Chiara. Siamo all'interno. Guardate, qui dentro è favoloso. Merita veramente una visita qui. Guardate. Andiamo alla ricerca della casa di Rocco Scotellaro. La casa di Rocco Scotellaro, sindaco e poeta della libertà contadina. Dani, proviamo in questo vicoletto? Sì, proviamo. Dai, che carino. Molto stretto. Siamo in piazza Garibaldi e quello alle mie spalle è il convento chiesa di San Francesco. Ah, che bello, c'è l'orologio, si vede. Sì. Da piazza Garibaldi vediamo un affaccio panoramico. Guardate, un bel vedere, che spettacolo, guardate, la natura. Questo è il palazzo ducale. Risponde qualcuno? No, è aperto, dai, possiamo entrare. Qui c'è la pretura. Continuiamo la nostra passeggiata. La cattedrale di Santa Maria Assunta. Andiamo a vederla dentro? Sì, andiamo. Vediamo i tesori della cattedrale, le opere d'arte. Siamo all'interno del Museo Diocesano. Beh, c'è tanto da vedere qui. Consigliamo una visita, vero Dani? Sì, assolutamente. Le campane! Proseguiamo la nostra passeggiata nel centro storico. Tricarico è una città arabo-normanna. Andiamo perché i vicoli sono molto belli, sono molto caratteristici. Sì. Vediamo i vari rioni di Tricarico. Uno. Il rione Saracena a Tricarico. Ecco la torre. Torre Saracena. Ti ho fatto proprio una ripresa cinematografica sto giro, Dani. Abbiamo spostato la... Affascinante. La Porta Saracena. Date, a me piace tantissimo vedere questi scorci e devo anche toccare. Che spettacolo. Siamo in via Rabatana. E adesso andiamo alla ricerca della porta Rabatana. Porta Rabatana e torre. Dai Daniela, che ce la possiamo fare. Sì, dai. Tanto la bellezza del posto poi ripaga la fatica. Ok, andiamo. Ah, tu ti aggrappi. Certo. Mo mi aggrappo posta. Anch'io. Si è fatta sera e siamo a Tricarico sempre. Guardate i palazzi storici. Ciao Tricarico, da Dove al Sud? Ciao da Daniele e Daniela.